Cercherò di stare al di sotto degli 8 minuti. Intanto mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole delle persone che hanno parlato prima di me. Complimenti all'Enel, in bocca al lupo, credo che sia per tutta l'Italia, quindi da italiano parlo. Una cosa importantissima quella che stanno facendo, quindi massimo supporto e cercheremo di comprare il prodotto dall'Enel piuttosto che dai cinesi. E sono disponibili a testare fra 40 anni. Quello che diceva Eliano Russo, cioè che durano 40 anni, io mi candido a testarlo e a Grazie. certificarlo. Detto ciò, IREN è un gruppo che è una multi-utility, siamo presenti nel nord, ovest dell'Italia, ma siamo presenti anche al sud. In particolare al sud abbiamo idroelettriche in Campania, delle centrali idroelettriche per circa 40 megawatt. Siamo nel 2022 l'azienda che è cresciuta di più per acquisizione di energie rinnovabili. Abbiamo circa 300 megawatt in Puglia, stiamo sviluppando 400 megawatt in Sicilia, abbiamo ovviamente nel Lazio e in Umbria altri 60 megawatt. E poi stiamo sviluppando insieme a un altro primario gruppo italiano, posseduto da FNV, il grande rigassificatore di Gioia Tauro, che per il Sud è un'occasione imperdibile, oltre che per il Sud anche per la sicurezza energetica nazionale, perché diciamo, sebbene abbiamo giustamente dato grande enfasi e ruolo ai due rigassificatori flottanti, che probabilmente, possibilmente, sperabilmente verranno installati a Livorno, a Piombino e a Ravenna. Noi però in parallelo abbiamo sviluppato questo grosso rigassificatore di circa 15 miliardi di metri cubi che insisterebbe sul sito industriale di Gioia Tauro, al quale poi accoppieremo anche una piastra del freddo per facilitare anche l'industria ittica. Come sapete, la rigassificazione ha diciamo, una correlazione importante con il freddo, con la tecnologia del freddo, con la refrigerazione, quindi sarebbe sinergico. Questo impianto ovviamente sarebbe un impianto che garantirebbe di affrancare oggi la dipendenza ancora dal gas russo per circa 9-10 miliardi di metri cubi, avendo noi diciamo 10-15 miliardi importati da nave. Sarebbe anche uno degli impianti più grossi nel Mediterraneo e quindi più efficiente. Rimane da sbottigliare il gasdotto che passa per Sulmona. La Snam, diciamo, credo stia dando disponibilità. Stiamo aspettando cioè che il governo sblocchi quello che si chiama fattore di garanzia. Lo ha dato alla Snam e quindi ci domandiamo perché non dovrebbero darlo a noi. Questo è diciamo, per ciò che concerne la progettazione di IREN. Vorrei poi aggiungere altri tre aspetti che stiamo guardando. Il piano REPowerEU indica entro 2030 la generazione di milioni di tonnellate di idrogeno. 10 in house, quindi in Italia, e 10 importati. Tra le direttrici che il REPowerEU identifica come strategiche c'è l'Ucraina, c'è il Nord Europa e c'è il Mediterraneo. Sicuramente se dovremo e produrremo idrogeno, la direttrice verso l'Algeria, verso la Tunisia e perché no, nel futuro anche verso la Libia potrebbe essere molto vantaggiosa. E quindi dobbiamo pensare anche nel futuro a monitorare questi sviluppi. Noi stiamo guardando gli sviluppi di idrogeno in produzione sia in Italia che nel Nord Africa. In ultimo, diciamo, siamo un'azienda che sta guardando al business dei rifiuti, alla termovalorizzazione e all'acqua nel sud. Quindi stiamo guardando, abbiamo una serie di partnership con diciamo, alcune entità. Abbiamo per esempio l'Acqua Adena, ma abbiamo anche alcune partnership con alcune regioni del sud per sviluppare insieme l'acqua, che è un altro grande tema. Fino all'altro ieri era uno diciamo, di quei temi un po' neglected, un po' sottovalutati o sottopesati. L'acqua diventerà un tema sempre più importante, noi riteniamo, e quindi vogliamo fare investimenti, in particolare al sud, per ciò che concerne tutta una serie di filiere industriali. L'acqua, l'energia, i rifiuti, il gas, le rinnovabili, secondo me vedranno nel sud il centro naturale di grande sviluppo. Quindi abbiamo un team che si sta dedicando solamente al sud e
È ovvio che questa è una partita che non giochiamo da soli, non vogliamo giocare da soli. Ci sono altri multi utility, ci sono altre realtà industriali. Abbiamo intorno al tavolo l'Enel, c'è l'Eni, c'è la Snam. Quindi questo lavoro mi piace e mi piacerebbe farlo congiuntamente anche dal punto di vista industriale. Quindi indubbiamente rimando l'invito a Iano Russo appena siete produzione.